Parlamento modifichi l'attuale legge elettorale, ieri in Commissione Affari Costituzionali del Senato c'è stato uno strappo abbastanza, insomma, complicato, perché il potrebbe lasciare anche sul campo tensioni e potrebbe lavorare contro una soluzione condivisa. In buona sostanza si è ricostituito l'asse partito PDL Lega con il supporto dell'UDC, che hanno votato un articolo che fissa il premio di maggioranza solo sopra il 42,5%. In buona sostanza, se nessun partito riuscirà ad ottenere nessuna coalizione riuscirà a ottenere questa quota, è inevitabile trovare soluzioni per il governo del paese solo dopo le elezioni. In buona sostanza, si lavora con questo articolo a un Monti bis o a un'ipotesi di governo di questo tipo. E malumori nel Partito Democratico, e ne parliamo di questo con il senatore Raffaele Ranucci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato. Eccoci qua. Allora, ieri è successo c'è stato questo strappo. La reazione di Bersani, del segretario del partito, è stata ferma. Ecco, che può succedere adesso? Voi come vi comporterete in aula? Beh, allora, innanzitutto vorrei fare una piccola premessa, che è quella che abbiamo visto questa mattina in televisione quando Obama è arrivato e ha salutato gli americani, ha salutato Romney, ha ringraziato gli avversari repubblicani, e devo dire che quella è un modo di fare politica straordinario. Ricordo che le elezioni americane si svolgono nello stesso modo da circa 200 anni. Ecco, questa è una premessa che vorrei fare affinché tutti quanti noi facessimo una riflessione profonda sul problema della legge elettorale italiana, che ogni tot numero di anni ci troviamo a cambiare. Non per il bene del paese, né per il bene dei cittadini, per far bene o per far male a un partito o all'altro. Questo mettiamoceli tutti dentro, così riusciamo a essere più oggettivi. Da quello che è successo ieri. Ieri è successo che questa soglia del 42,5% tende chiaramente a fare in modo che il Partito Democratico, che oggi è proiettato intorno al 30%, non abbia il suo premio di maggioranza, ma soprattutto sia costretto a fare ampie alleanze per arrivare al 42,5%. Questo è un modo sbagliato di principio, perché sia, io vorrei che arrivassero 5 persone da un mondo estraneo al nostro e dicessero: allora la migliore legge per gli italiani è questa. E purtroppo ci troviamo ogni volta, ripeto, con tutti i partiti a discutere affinché ci sia una legge migliore o peggiore per quello che avviene. Adesso cosa avviene tatticamente e tecnicamente? Si sta parlando di un premio di se nessuno arriva, perché chiaramente in questo momento nessuna coalizione arriva a questo, in questo momento, e ricordo, per carità, che l'Unione arrivò al 46,9 forse, comunque arrivò a un premio importante come il 42,6 o 42,7 di Berlusconi, ma con delle coalizioni assolutamente che non hanno permesso di governare, perché qui il problema vero non è vincere le elezioni. Io penso che gli italiani vogliono che il paese sia governato. Allora, la legge elettorale deve permettere a chi vince di governare. Allora, c'è l'idea di mettere un premio al partito, al primo partito, del 10% se nessuno arriva al 42,5%. Questo permetterebbe al
perlomeno al partito, diciamo al primo partito, di essere un punto di riferimento e quindi diciamo evitare un po' quelle grandi spaccature che ci sono all'interno. Ma io voglio sottolineare che ieri è passata una cosa molto preoccupante, che sono le tre preferenze. Poi una presa in giro per le donne, perché come è una presa in giro per le donne. Poi vorrei ricordare le tre preferenze, mi ricordano moltissimo quello che è accaduto nel passato, soprattutto in alcune zone del nostro paese, in cui ognuno voleva controllare i seggi dicendo: tu vai in quel seggio e vota il numero 3, 7, 14 perché so che è quello che hai votato tu. E quindi c'è il controllo militare dei territori da parte di tutti i partiti. Allora, io sono assolutamente contrario alle preferenze, ma bisogna ridare ai cittadini la possibilità di scegliere il suo candidato, per cui io penso che il sistema collegio unico sia un sistema in cui il cittadino può scegliere il candidato e può comunque vedere quello che fa e può seguirlo. Anche quello però è una fatto così non sceglie niente il cittadino, perché bisognerebbe fare le primarie per individuare il candidato e poi se no è sempre il partito che mette. Potrebbero essere le primarie, però perlomeno il cittadino, diciamo, rispetto al proporzionale, che comunque, voglio dire, sappiamo benissimo che spesso i candidati sono stati sostenuti dal partito, sono passati anche nel proporzionale, quelli non sostenuti dai partiti non sono passati. Quindi diciamo che ogni sistema ha il suo. Il problema vero del proporzionale sono i Fiorito, voglio dire, Fiorito aveva 26.000 presenze, è quel sistema di corruzione che è avvenuto, avviene dei 50 euro a voto, ecco, questo è il fatto molto preoccupante. Quindi io diciamo che potrebbe essere una soluzione, sì, forse con le primarie, rifare, ma addirittura passare a tre preferenze. Ma mi sembra veramente un tornare indietro anni. Per i nostri ascoltatori, la proposta avanzata da Gasparri sulle tre preferenze significa che ci sono tre espressioni di preferenza, la seconda deve essere la donna. Quindi la parità a questo punto, invece che essere quattro, salta, deve essere due, esatto. La parità. Vabbè, questo è un modo veramente becero di fare politica, perché questo non è un modo di adesso, diciamocelo chiaramente. Ma adesso io vorrei fare un ragionamento molto più semplice. Secondo me qui c'è la volontà di non arrivare a una soluzione, perché così chiaramente il Partito Democratico non può accettarlo, quindi farà le barricate su questi punti. Alla Camera ricordo che c'è il voto segreto, e il voto segreto può far saltare qualsiasi accordo, e noi ci potremmo ritrovare, come ha fatto balenare Monti l'altro giorno, con un decreto del governo che stabilisce o ritornare a un Mattarellum o ristabilisce un premio di maggioranza, perché la Corte Costituzionale ha detto che era troppo basso, diciamo più proporzionale rispetto a quello che possa essere la vittoria di un partito, ma con una figura di Camera e Senato. Mi ci metto, e lo dico io da senatore, anche se non faccio parte della commissione della costituzionale, affari costituzionali, con un'altra figura in cui un'altra volta la politica viene commissariata. Ecco, questo è veramente grave la situazione in cui noi ci stiamo trovando in generale. Ecco, infatti quello che emerge, e l'ho ricordato lei prima, quando si è citato Obama e il meccanismo che ha portato all'elezione di Obama. Siamo veramente anni luce lontano da una democrazia matura che accetta il verdetto popolare e comunque non cambia le regole continuamente. È che la politica italiana ha un pensiero debolissimo, ecco, non solo un pensiero breve, ma un pensiero corto. Ha un pensiero corto, perché è un pensiero che riguarda da qui a giugno, poi quello che succede dopo si vede, perché poi probabilmente faremo una costituente. Ecco, quando io sento parlare di queste cose, capisco che non c'è la voglia. Voglia, e poi credo che la politica stia lavorando alacremente per un successo elettorale di Grillo, che rappresenta il
no, la protesta, qualcosa che va oltre la protesta. Io penso che Grillo stia incarnando tutti quelli che dicono: ma basta questa politica, io voto un altro, più che Grillo, perché secondo me la gente intelligente sa benissimo quelli che sono i limiti di Grillo, chi è Grillo, e anche i suoi metodi che sono metodi assolutamente, diciamo, verticistici. Guardate che è pericolosissimo quello che sta facendo Grillo nel suo movimento, perché è un movimento che ha addirittura mette fuori chi va in televisione, che dice una parola contro, è veramente pericoloso. Ma detto questo, lui ha avuto la capacità di capire che la gente non ne può più e quindi vota il movimento, certamente non Grillo, cioè vota una speranza di poter protestare. Questo è l'incapacità, e la politica deve riprendersi la sua scena, perché la politica è quella che comunque vuol dire cominciare a pensare a fare la politica economica di un ci paese. Ci vuole un po' di coraggio. La politica economica, industriale, sociale, cioè bisogna dire se è un paese che produce acciaio, che produce alluminio, che produce turismo, o che quali sono le politiche sociali, le politiche del lavoro. Cioè bisogna capire una politica che fa quello che serve al paese. È che per 20 anni ci siamo divisi con filo Berlusconi e contro Berlusconi, e non si è mai parlato dei problemi del paese. Lei ha perfettamente ragione. È vero che la sinistra poi si trova in difficoltà a volte ad affrontare questo. Devo dire, io credo comunque, detto questo, che c'è un partito solo in questo paese, che è il Partito Democratico. Parlo di partito organizzato, e non legato ai nomi, perché ci sono partiti che sono legati ai nomi, l'ultimo è quello di Pietro, che si sta sfaldando. Quindi il Partito Democratico, nel suo bene e nel suo male, è un partito che sta sul territorio, fa delle primarie, ha una sua, diciamo, fisionomia interno, no, certo. E quindi è l'unico che in questo momento è l'unico partito che prova a dare delle risposte e deve dare delle risposte. Lo scontro, non mi piace chiamare lo scontro, diciamo la contesa Bersani-Renzi è una contesa che sta portando la gente ad andare a votare. Voglio dire, il PDL non farà le primarie, probabilmente non le farà, perché capisce che non ci va nessuno a votare per le primarie. Per il Partito Democratico si sta discutendo se andranno 2, 3 o 4 milioni, esatto, a votare. Quindi vuol dire che ancora teniamo aperta un dialogo col paese. Questo secondo me è importante. Io personalmente sosterrò Bersani, ma perché molti dicono: ma come, le tue origini? Ma io penso che Bersani sia colui che ancora può difendere quel Partito Democratico riformista a cui io e molti altri ci siamo ispirati. Però insomma, Fassina, tutti questi di riformista c'hanno poco. Una parte sì, però mi sembra che nel dialogo di difesa del partito, cioè io sono abbastanza convinto che ci sia un Renzi più che altro pronto a tirare delle righe dopo, e più forse anti Partito Democratico rispetto a un gruppo di persone che lavorano per il partito. Cioè a me questa rottamazione a prescindere non piace. Sì, no, però il termine è tutto sbagliato. Però io dico: il rinnovamento sì, il rinnovamento ci deve essere. Senatore, ho capito, però il